Napoli, col suo lungomare pedonalizzato, diventa la città del respiro pulito. Promossa dall'amministrazione comunale, dall'Associazione Italiana Vie Aeree Superiori e dalla Croce Rossa, il 23 giugno presso la Rotonda Diaz si svolgerà infatti dalle 9 alle 13 la giornata del respiro. A tutti i cittadini verranno offerte gratuitamente consulenze effettuate da medici specialisti nelle varie branche delle malattie respiratorie. Saranno effettuate visite gratuite alle vie aeree superiori, prick test per i più comuni allergeni, spirometrie e visite pneumologiche. Scopo della manifestazione è dunque mettere insieme un approccio nuovo ai problemi respiratori e la rivalutazione delle bellezze naturali della città. E vivere liberamente il lungomare liberato dalle auto è un'opportunità anche per migliorare anche dal punto di vista terapico. Sostanzialmente l'area di Napoli, secondo i primi dati, è l'area decisamente migliore delle altre città italiane e sulla media di Barcellona, quindi ci piace anche questo riferimento e questa analogia anche con la qualità dell'aria fra Napoli e Barcellona. Questa manifestazione vuole richiamare la sua vocazione primitiva a Napoli, area di mare, area termale, area pulita. Aprire il lungomare e chiuderlo al traffico, aprirlo alle persone, significa dare la possibilità di respirare aria pulita. Respiro vuol dire vita. Avranno consulenze gratuite delle alte e delle basse vie respiratorie, dall'endoscopia delle alte vie alla spirometria, all'ossimetria, ai prick test sugli allergeni più comuni, alla timpanometria, perché molti bambini in questo periodo possono soffrire non solo del soggiorno marino ma del soggiorno in un clima termale come per esempio Agnano e poter risolvere eventuali patologie dell'orecchio medio. Quindi uno screening delle alte e delle basse vie respiratorie.